Good morning, everybody. Buongiorno. Allora, gioco un po'. Mannaggia. Allora, qui siamo qui per la questa. Io non mi voglio dire l'ultima sessione, però per il momento sarà l'ultima sessione. I don't want to say this is the last session for today. Sentiamo tutte queste incontri che abbiamo fatto finora. Let's feel all these sessions we've done until today. All these moving like this, breathing, relaxing, opening the lungs, going into peace. Sentire come ci siamo allungati, come abbiamo respirato, come ci siamo rilassati, come abbiamo risvegliato il corpo, come ci siamo diventati presenti, come siamo grati della vita, come abbiamo aperto il cuore, come abbiamo acceso un sorriso, come abbiamo riso, tante cose, e saranno ancora altre cose. Se vi va, poi scrivete nei commenti piccole cose che vi escono fuori così, che vi fa pensare questi incontri. So also we've opened our heart, we've smiled, we've laughed, we've become very present in our bodies, e siamo addentrati un po' dentro questo mondo dello yoga, per quanto è possibile questa modalità, col video così, come una diretta. So we've got into this yoga world, with what is possible in this video format, and of course lots of things to do with yoga they need to be taught in presence. Tante cose dello yoga hanno bisogno di essere però insegnati in presenza, perché c'è una trasmissione, anche qui c'è una trasmissione, no? È chiaro, per ripassare. So anyway, let's go do this lesson today. So let's just start this way. So with our little index fingers, just sort of rub our index fingers together. Strofinare, fare piccoli cerchi con gli indici, così un momento. Sentire anche tutte le linee sugli indici. So feeling all the like little lines on the fingers. Cool. Now let's do it with all of the fingers. Facciamo adesso con tutte le dita. E fermiamoci un secondo. Queste sono delle piccole pratiche che aiutano il cervello a entrare nel corpo. Che quando siamo preoccupati per delle cose, non siamo nel corpo, siamo così. So the little tiny things to get back into the body, we have to do like hardcore things, little things. Because you know, when we're like out of it, we're worried about things, it's all this going on, you know, and we just need to really come back to how we are right now, rather than trying to avoid anything or escaping or running away, just coming back to the body. Brilliant! Okay, so let's just start off with our shoulders very gently. Very gently moving the shoulders. Tutte queste lezioni che abbiamo fatto finora rimarranno lì su YouTube. Ho fatto la prima bozza della versione del libro di Chair Yoga in inglese. Poi la lavorerò e poi quando è finito poi la traduciamo. So I'm working on this Chair Yoga book now. On the first draft, and when it's getting better, we will then translate it into Italian. If anybody's interested in looking at the English copy, give some feedback, then write to me,
and I will send you a copy and we can talk about it a little bit. I want it to be as useful as possible for you. Vorrei che questo libro fosse più utile possibile a voi, chiaro e anche, come dire, una guida che accompagna anche questo il video, così che uno può praticare da soli poi. Ok, let's do this one with the elbows. Facciamo così con i gomiti. C'è troppo radio in testa, capito? There's too much radio info interference in our heads. Ok, the other way. And this is essentially what yoga is all about, especially Yoga Sutra of Patanjali, no? Quietening these turbulent waters of the mind, let's say. Cioè, il cuore dello yoga, specialmente quella Yoga Sutra di Patanjali, Raja Yoga, se vogliamo chiamarlo così, Ashtanga Yoga, è di quietare le onde turbolenti della mente. Una parola. Easy peasy, right? Anyway, let's stretch up into the sky. Ah, lovely! Cioè, non facciamo questi movimenti, perché non li facciamo durante il giorno che fanno così bene? Eh? So, we hardly ever do these movements. Why don't we hardly ever do these movements during the day? They feel so good. We're from the middle, and we're one hand is going forward, and the other hand is going back, stretching through. Both hands are present at the same time. Tutte e due le mani sono presenti in contemporaneo. Qua li sentiamo. Qui, sentiamo qui, sentiamo qui, ora in basso alto, zac, zac, simple movement, but it feels cool, eh? It feels really good. Un movimento semplice, ma senti com'è bello farlo. Bene, unire gli emisferi del cervello al cuore, uniting our hemispheres of our brain into our heart center. Now this straight forward and backwards, wherever we can go. Ok, stop a second, do a little experiment. Facciamo un piccolo esperimento. Il dito davanti, così, ruotate e vedete fin dove arrivate. Fate una nota mentale al muro. So rotate backwards and see as far as you get and make like a mental note of where you reach on that side. E ora, occhi chiusi, immaginare che arriviamo a andare due volte più lontano, un giro due volte di più. So now close our eyes and imagine we rotate two times as much. And now we imagine we go even further. Ora immaginiamo che andiamo ancora oltre con il dito, con la torsione. E ora, come un gufo, facciamo un giro 360 gradi. So like an owl now, we do like a 360 degree turn with our finger. Ok, don't say to yourself it's impossible. Non dire che è impossibile. È una cosa per
elasticizzare il cervello. Ora rifacciamo col dito e vedere dove arrivate. So now we do with a finger and just see where you get to this time. Okay, did you get a bit further? Ok, so let's go back with this one here. Torniamo con questo esercizio qua. È più sciolto ora, dovrebbe essere più sciolto. Ok, wonderful. Come forward a bit on the chair. Veniamo un po' più avanti sulla sedia, profonda. Queste non le abbiamo fatte da un po', le rifacciamo. Inspirare su. Breathing up. Breathe out down. Touch the hands together on the bottom. Breathe in forward. Breathe in. And breathe out. And again, breathe in. Breathe out. Espirare. Inspirare. Inspirare. Espirare. Ancora. Again. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Again. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Brilliant, profonda. Now put your hands a little bit further back on the chair. Mettiamo le mani un po' dietro la sedia. Senza mettere la testa troppo indietro, apriamo questa zona qua del cuore. È una specie di pesce, posizione del pesce. I pesci sono le forme di vita rispetto all'evoluzione dei primi forme di vita. So, we do a very simple modified chair yoga fish pose. Don't go too far back if it's uncomfortable, just a tiny bit. Just feel that you're opening your chest area though. Head is in line with the body. I'm not going back, non vado indietro la testa, ok? Non fatelo, state così. Respirare, sentirvi come un pesce un po', primo stadio di evoluzione. So feel like you're a little bit like a fish, on the first steps in evolution. Ok, very gently come back up, dolcemente tornare. Ora andiamo giù così, anzi, siamo così. Faccio vedere di lato, so I'm going to show you this from the side, but I think it's quite clear. Penso, credo che sia molto chiaro comunque. Ecco. La parte sopra la testa immagino su. So the top of my head I imagine like going right up to the sky. And I'm opening this part here. And here, we're doing a sitting snake, let's say. E questa è un'altra fase dell'evoluzione, no? Che i pesci poi sono diventati delle lucertole e sono andati sulla terra a scivolare. So snakes, so fish then turned into snakes. So now we are becoming a snake. And this corresponds to a determined part of our brain. Questo corrisponde a una parte del nostro cervello, il cervelletto dietro, che l'abbiamo ancora. We still got this part of our brain, so we're activating it now as a snake. Ok. And let's just make a huge evolutionary jump. Facciamo un salto enorme evolutivo e l'uomo o la donna
So man or the woman, and we're going to do a twist. And this is, we feel like really like a human being that's able to look in more directions at once. Un essere umano capace di guardare in più direzioni in contemporanea. Quindi non la stiamo tirando, la posizione è comoda. Respirare, breathing. Tornare, gently on the other side, l'essere umano che guarda in più direzioni in contemporanea, a human being that can look in more directions at once. E tornare, and coming back slowly, feeling effects, sentire le benefici, gli effetti. Ok, prima di continuare sciogliamo un po' la gamba, quindi before we continue now we're just going to loosen up our legs, so circles with our feet. Cerchi con i piedi. E cambio. Ok, shake the foot a little bit, scuote il piede. Ecco. Circle the knee, cerchi con il ginocchio. Change, cambio. Ok, the knee. If you ever have any questions when you're watching the other videos on YouTube, se vedete delle domande quando guardate i video su YouTube, scrivete un commento lì e vi rispondo. So just write a comment in the YouTube video and I will write back to you, of course. Change direction. Okay, so cross over our legs, incrociamo le gambe. Fase 1, con una mano sopra l'altra così, mento ritratto. So we're going to put one hand on each one, like this, and my chin is slightly retracted. And this is a placid cow. È una mucca placida questo qua. Respiriamo molto con la pancia, so we're really activating a really delicious belly breath here. Possiamo anche chiudere gli occhi se vogliamo, close our eyes if you wish to.
Brilliant. Another leg. Facciamo un'altra gamba, prima caviglia, questa è ankle, loose ankle, sciolto la caviglia, ok, change. Supposed to be a really, really hot day again today, like 35 or something. Per visto un giornata molto caldo oggi, 35 o qualcosa così. Per un paio di giorni poi si attenua un po'. And it's gonna get a bit cooler again, luckily, 35. Woo! Ok, so now sì. Bello, bello! Cerchi, cambio. Ok, in the hip, nell'anca, cambio. Allora, io lo so che fare questi esercizi tutti i giorni è un impegno, però vi dà tantissimo, vi darà tantissimo, tantissimo. E eviterà anche un sacco di impicci. Quindi cercate di continuare. So I know that it's like a commitment to do these sort of exercises every day, but the benefits are just so worth it. We're really investing in our future, in our bodies, in our minds. Stiamo investendo nel nostro corpo, nella mente, nella nostra energia, nel nostro buon umore. Ok, così, dritti, molto dritti, aprire un po', mento ritratto, opening the chest slightly, chin tucked in. Apri gli occhi, slowly open our eyes again, feet on the floor, metti i piedi per terra. Circles, facciamo dei cerchi con le anche. Cambio direzione, change. Ok, embrace loose. Ah sì, ta-da-da. Change. Wonderful. Hold on to chair, teniamo la sedia e se riuscite prendete la caviglia. Se
se non riuscite a prendere la caviglia, non farlo. So if you can't grab your ankle, then just don't hold it. Keep it on the ground. Immagina. Sguardo in avanti. Piano giù. The other side, facciamo l'altro lato. Questa in questa sistema così, in questa in this system way of thinking, no? This position here is for relationships, per le relazioni. Sentiamo che c'è un'apertura. We can feel there's an opening towards others. Verso gli altri c'è un'apertura qua. Poi se ve la sentite, anche con la mano in avanti, but only if you feel like it. Piano, piano giù. The triangle pose. So our feet are straight, hand on the chair, and either with just our elbow in the air or raise our arm in the air and we look up. So o col gomito su o il braccio su e guardiamo su. Questa è la posizione del triangolo e sono tre forze. Una gamba qua, una gamba forza, e questa è la terza forza qui creato del braccio. So we've got one strength, this is one force, we've got one force, and these two bring the third force. Okay, bring the arm down gently, and either switch legs here or turn sides. O cambiate le gambe oppure andate dall'altra parte. Faccio così avete un'altra vista di come la schiena forse aiuta. So here you can see how my back is, perhaps that might help a little bit. Either like this, o col gomito o col braccio. Ok, very good. Molto molto bene. Ora we're gonna sit down without sitting down. Ci sediamo senza sederci, che non sono sollevato dalla sedia. Not for long. Find your hands first, don't drop down, otherwise you might end up on the floor. Mettete prima le mani, non buttatevi sulla sedia, sennò magari vi trovate per terra e non vogliamo questo. Profonda. Ancora. Rub our hands together, strofiniamo le mani insieme. I'm just going to place them on our kidneys here. Le mettiamo sui reni qua dietro. Ok, e andiamo giù. Rilassare la testa, il collo, le spalle.
respirare, se breathing, lasciare andare la testa, let my head go. Piano, torna di su, halfway first of all, torniamo a metà. E poi del tutto. Facciamo un respiro profondo, ancora più profondo, attivando anche tutto qua. Just do a deep breath of the arms, really activating everything here. Yeah! Aspetta, meglio ancora. Sentire un secondo gli effetti, feeling effects. Allowing them to integrate into the brain, dando il tempo che ci vuole l'integrazione di questa sensazione nel cervello, il corpo morbido, lasciare l'armatura, so the body is soft, let go of the armor, but we're sitting up very tall, ci sediamo molto alti. Concentriamo al centro del cuore qui, immaginando che c'è un sole enorme. So imagine there's a great big sun in the middle of our chest here. I'm gonna chant five ohms, singing out rays of light. Friends, family, and the whole of humanity. Inviamo raggi di luce ed energia di questo sole del cuore, amici, parenti e tutta l'umanità. Inspirare, breathe in.
cooling back this energy, richiamiamo questa energia al cuore, our heart, from the huge sun again, and this sun fills our whole body and our whole being with light and love and energy. Questo sole che abbiamo richiamato riempie tutto il corpo, tutto il nostro essere con luce, energia e amore. Piano piano apriamo gli occhi. Se sei arrivato fino a questo punto, potete continuare a praticare da soli benissimo. So if you got this far, you can continue practicing on your own very well indeed. Of course you need to meet with other human beings for practices to expand our practice, but one of the most important things is to have a practice we do every day. Chiaramente è importante incontrare altri esseri umani, di vedersi in persona, magari ci vediamo in persona, sarebbe bello praticare insieme. L'importante è stabilire comunque un'abitudine di praticare tutti i giorni, e così allontaniamo le influenze negative, creiamo la nostra energia, aumentiamo la nostra energia, prendiamo veramente cura di noi stessi e poi abbiamo energia e forza per aiutare gli altri. So, yeah, I can't remember what I said now. You got the message anyway. Avete ricevuto il messaggio comunque. Bene, allora qui terminiamo questi incontri. Forte, la trovo molto forte questa cosa qua. So I feel quite strong that we're ending here. These live sessions anyway. Let's see what we do after the summer. Vediamo cosa possiamo fare dopo l'estate. Fatemi sapere come state, ogni tanto scrivetemi. So, let me know how you are, and every now and again write to me. So, have an amazing day. Passate una giornata e un'estate fantastica. Have an amazing summer. And, ciao! So, ciao, bye! Ciao, everybody! I'm gonna end the session now.